Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Eugenia. Intanto Ciao. volevo subito ringraziarvi per lo scorso video, per averlo seguito, averlo cliccato, commentato, condiviso. Continuate a seguirci, continuate a vederli, mettere i commenti, like, tanti like e soprattutto condividerlo. E se non l'avete fatto, iscrivetevi alla nostra pagina. Bene, come sapete, presto in Russia sarà Pasqua, esattamente domenica. Il mondo cristiano ortodosso celebrerà la Pasqua, che per il mondo cristiano ortodosso sempre è la festa più importante che ci possa essere. Non a caso oggi prepareremo un dolce che è il panettone tipico della Pasqua russa, ortodossa, e si chiama Kulich, un panettone che ha tradizioni addirittura legate alla risurrezione del Cristo. Eugenia, raccontaci un po' della ricetta. Sì, per questa ricetta abbiamo bisogno di un po' di prodotti. E cominciamo dal preparato, che consiste di latte, farina e lievito. Faccio vedere un po' tutti i prodotti che servono. Quindi, ovviamente farina, 500 grammi, 80 grammi di burro, morbido, 3 uova, le bacche. Queste sono le bacche del nord, però si può prendere anche uva passa. Poi ci vuole zucchero vanigliato, Lievito. lievito, zucchero a velo, zucchero quello normale, latte, sale, un po' di olio di semi. E come ho detto, e poi serviranno anche queste formine di cartone. E come ho detto prima, cominciamo con il preparato. Quindi prendiamo 180 ml di latte tiepido. Lievito. Quindi lievito. E 2 3 3 anche 3 cucchiai di farina. Prendo la frusta, mescolo. Bene, bene. Ci metto un cucchiaino di zucchero per aiutare al Quindi lo lievito. zucchero normale. Sì, quello normale. Ok, e chiudo con la pellicola e lascio in un posto caldo, cioè a temperatura ambiente, per 20-25 minuti e aspettiamo quando cresce. Copriamo con una pezza e questo è il primo step. Sono passati 30 minuti, continuiamo con l'impasto, Eugenia. Ok, qua già ho separato un uovo rosso da albume. Metto qua. Albume poi servirà. Prendiamo altre 2 uova. Zucchero, 100 grammi. Ok. Il sale, un cucchiaino di sale. Poi mi servirà il burro. Prima di tutto mescolo bene le uova con lo zucchero e il sale. Le uova sono pronte.
aggiungo anche zucchero vanigliato e metto il burro bello morbido. Mescoliamo un po', prendiamo il nostro preparato, bello cresciuto, farina. Questo preparato mettiamo qua dentro. E continuiamo a lavorare l'impasto con la paletta di silicone. L'impasto è arrivato al punto che non si può più mescolare con la paletta, quindi comincio con le mani. Prendo un po' di olio di semi e lavoro l'impasto qua nella ciotola per 10 minuti. Ok, ho messo l'impasto sul tavolo e continuo a lavorare l'impasto sul tavolo. Ci vuole un bel po' di tempo, tipo 10-15 minuti, per arrivare al momento che continua a staccarsi dalle mani e dal tavolo. Ecco il nostro impasto, non si appiccica né al tavolo né alle mani. Ho aggiunto circa 50 grammi di farina perché l'impasto ancora era un po' appiccicoso. Bisogna vedere un po' la qualità della farina, l'umidità della farina, anche magari l'uovo è un po' più grosso rispetto alla ricetta, quindi bisogna regolare un po' gli ingredienti. L'impasto comunque deve essere morbido, molto morbido, ma non appiccicoso. Ho lavorato l'impasto circa 10-12 minuti e ora passo la ciotola con un po' di olio di semi. Ok, e metto l'impasto dentro e lo lascio riposare sotto il coperchio per un'ora e mezza, Ok. coprendo con una pezza. Il Ok, a dopo allora. Ciao ciao. pasto è pronto. Guardate che bello. Bisogna passarlo nuovo. Ora aggiungo un po' di bacche. Come dicevo prima, si può mettere uva passa. E ora dividiamo l'impasto in due parti. Copriamo le bacche
perché altrimenti si bruciano, e metto qua dentro. E queste forme devo lasciare per un'ora qua sopra il tavolo per far lievitare un'altra volta, e copro con una pezza. Ok, Ok. è passato un'ora ed ecco qua il nostro impasto. Le forme bisogna infornare nel forno preriscaldato a 180 gradi per 35-40 minuti. Per controllare se i panettoni sono cotti, si usa uno stecchino come al solito. Bisogna puntare al centro, e se lo stecchino è asciutto, quindi sono pronti. Ok. Un'altra grande tradizione pasquale in Russia sono le uova colorate. E insieme a kulich, a questo panettone che stiamo preparando, le uova non devono mancare mai. E mi sono abituata ormai a preparare queste uova e decorarle con un metodo molto facile che mi piace tantissimo. Per questo procedimento mi servono le uova sode, già pronte, e tiepide, si può usare tiepide, e io uso queste plastichine così, che si vendono qua in Russia nel periodo pasquale. Quindi bisogna infilare dentro un uovo, servirà l'acqua calda, molto calda, e si mettono qua dentro. E basta. Che bellezza. Quest'anno ho scelto questo design e ogni anno scelgo diversi colori, diversi immagini. E qua c'è il rosso. Anche questo è pronto. Prendo. Ecco, in pochi minuti le uova sono pronte. Proviamo. Ecco, lo stecchino è asciutto, quindi si può togliere. Sono pronti. Sono pronte. Eccoci, siamo arrivati alla parte finale. I panettoni sono pronti. Non sono uguali perché non ho diviso l'impasto in due parti uguali, e quindi uno è venuto un po' più grande, l'altro più piccolo. E ora dobbiamo fare un po' di decorazione. Faccio la glace con albume di uova che mi è rimasto e zucchero a velo, e poi ci metto sopra queste palline di cioccolato. Ok, verso albume zucchero a vela. E comincio a mescolare. E servirà anche un cucchiaino di succo di limone, un cucchiaino, due. Ok, e continuo.
zucchero a velo io avevo 100 grammi, però vedo se magari ci vuole un po' di più. Ok, la glassa è pronta. Non ho aggiunto altro zucchero, quindi 100 grammi di zucchero a vela, un albume e un cucchiaino e mezzo, 2 cucchiaini di succo di limone. E ora passo qua sopra. E ora mettiamo le palline di cioccolato. Si può prendere a decorazione quella che piace, palline colorate, qualunque cosa. Eccoci, i nostri panettoni sono pronti, è rimasto solo aspettare quando la glassa si asciuga. Noi li lasciamo fino a domani mattina perché già è sera tardi e domani mattina facciamo la prova, vediamo cosa sono venuti. Buongiorno a tutti, finalmente proviamo il kulich, dolce panettone tradizionale della Pasqua ortodossa. Poi a me i mirtilli rossi piacciono moltissimo, assaggiamolo. È buono, è molto buono, morbido, zuccherato al punto giusto. Poi, come sapete, a casa le cose fatte a casa sono sempre più buone. Ottimo, veramente ottimo. Vi consiglio di provarlo. Iscrivetevi al nostro canale, non dimenticatelo, fate soprattutto tanti commenti e continuate a seguirci che presto avremo un'altra ricetta. Ciao a tutti e Ciao ciao! buona Pasqua!